Presidente Tumbiolo, un consiglio di amministrazione e un'assemblea dei soci molto importante oggi per il distretto. Sì, oggi sono gettate le basi per una nuova strutturazione del distretto produttivo della pesca. Parimenti agli altri distretti agroalimentari siciliani, si è scelta la strada di un cammino nuovo, di un percorso che sia più chiaro e coerente con il ruolo e le funzioni che devono svolgere i distretti produttivi agroalimentari siciliani. E questi sono una grande risorsa per la nostra regione, per l'economia della nostra regione. Bisogna che i legislatori, la classe politica dirigente guardi a queste strutture con maggiore attenzione, con maggiore impegno e interesse, perché queste sono strutture che possono avere delle ricadute molto positive, perché hanno delle implicazioni assai positive sul sistema produttivo, e quindi è corretto che ci sia anche conseguentemente un intervento sul piano politico. Vedete, i distretti non sono carrozzoni, perché non costano nulla, perché si autoalimentano, perché si autofinanziano con le piccole quote che ciascuna impresa, ciascun socio, ente pubblico, privato che partecipa, conferisce. Quindi non c'è bisogno di grandi risorse, ma c'è bisogno di programmi per fare sì che queste imprese che vi partecipano possano avere delle ricadute in termini, per esempio, di promozione, in termini di innovazione, in termini di trasferimento tecnologico, e senza queste cose non c'è sviluppo.